Ciao a tutti e bentornati a Parità in Pillole. Oggi ho deciso di parlare della questione Aziz Ansari, che è scoppiata recentemente, proprio questa settimana. Vi racconto prima di che cosa stiamo parlando e poi che cosa ne penso io. Sappiate che il mio pensiero, come al solito, non sarà né completamente da una parte né completamente dall'altra, perché le cose di solito sono più complesse che non io tifo per la squadra A, io tifo per la squadra B, una cosa che vi dico quasi sempre, e soprattutto che il mio pensiero è cambiato nel corso di queste giornate, avendo letto sempre più articoli, avendo parlato con diverse persone. Alla fine ho maturato la mia idea delle cose, quindi voglio condividerla con voi perché magari può aiutarvi. Allora, Aziz Ansari è un personaggio famoso, è un comico, ha anche una serie su Netflix. Insomma, non sto qui a parlarvi di lui, però sappiate che è un personaggio conosciuto. Su questa nuova testata americana Babe esce qualche giorno fa un articolo dove si racconta l'incontro sessuale tra Aziz Ansari e una ragazza che è rimasta anonima, che ha raccontato tutto quanto alla redazione di Babe, e questi ne hanno fatto un articolo di giornale dove, non trovo un altro modo per dirlo, hanno sputtanato completamente Aziz Ansari. Allora, per farvela molto breve, ma vi lascio qui giù l'articolo, così potete in realtà leggere proprio che cosa è successo, almeno la versione dei fatti di questa ragazza, di che cosa sia successo, nonostante poi sia stato confermato da Aziz Ansari, quindi insomma le cose dovrebbero proprio essere andate così. Si sono incontrati, sono usciti, poi sono andati a casa di lui, c'è stato un po' di sesso orale, lei comincia a raccontare che in realtà non si sentiva molto a suo agio, non avrebbe voluto andare così avanti, e a un certo punto lo verbalizza, dice: guarda, no, cioè fermiamoci per favore, e lui le dice: ok, va bene, dai, mettiamoci sul divano. Erano comunque ancora praticamente mezzi nudi o nudi, ora non ricordo più, però insomma decisamente svestiti. Nonostante fossero sul divano, nonostante lei avesse detto: guarda, magari rallentiamo un attimo, lui ha di nuovo provato ad approcciarsi, quindi l'ha preso la mano, gliel'ha spostata, eccetera. Hanno ricominciato a fare cose, dopodiché lei ha ribadito nuovamente la sua intenzione di non andare oltre, e lui le ha risposto dicendo: beh, se non ci stiamo divertendo tutti e due non ha senso, quindi ovviamente fermiamoci, dai, rivestiamoci, rimettiamoci sul divano. La serata si conclude più o meno così, con appunto dei tentativi di approccio da parte di Aziz Ansari, e lei che un po' gli dà corda, un po' si tira indietro. Dopodiché lui le chiama un Uber, lei torna a casa piangendo, con questa sensazione di proprio inadeguatezza. Sensazione che decide di condividere con Aziz Ansari qualche tempo dopo, mandandogli un messaggio dicendo: guarda, quella sera lì secondo me tu non mi hai ascoltata a sufficienza, non hai capito quello che stavo cercando di dirti, perché io mi sono sentita molto a disagio, una cosa del genere. Scusate se non ricordo le parole precise, vi lascio qui sotto l'articolo apposta per poter poi vedere effettivamente cosa sia stato detto, e lui le risponde qualcosa che somiglia molto a: mi dispiace, evidentemente è colpa mia che ho malinterpretato proprio tutta la situazione e non ho capito come tu ti stessi sentendo. Questo è quanto. Tutto ciò viene messo in un articolo di giornale. Ora, io quando l'ho letto la prima volta, come reazione ho avuto una forte rabbia, perché mi sembrava che l'articolo non stesse dicendo niente, che fosse un gossip spicciolo, che avessimo di meglio di cui parlare, che fosse un attacco ad Aziz Ansari completamente gratuito, che lei stesse esagerando. Io sono molto sincera, faccio proprio vedere come è stato l'excursus del mio pensiero, perché sono certa di non essere l'unica ad essersi trovata in questa situazione, e che obiettivamente lui si fosse comportato bene, nel senso: mi dici di no, ok, mi tiro indietro, poi ci riprovo perché siamo lì, e poi ti tiro indietro di nuovo, e allora io, ok, la smetto, e poi tu mi scrivi dicendo che sei stata male e io ti dico: cazzo, è colpa mia che non ho capito, mi dispiace. Cioè, di più che cosa doveva fare, per citare Elio, mi mettere una scopa in culo così ti ammazzo la stanza? La mia prima reazione è stata questa. Cioè, in un mondo in cui ci sono persone che veramente fanno delle porcate, ce la prendiamo con Aziz Ansari,
che ci ha provato obiettivamente e che tra l'altro è un personaggio che parla spessissimo di femminismo, che aveva la spilla di Time's Up ai Golden Globe, quindi insomma una persona, non uno stronzo, anche qualcuno che effettivamente sposa la causa femminista. Quindi ci sono rimasta molto male perché non mi sembrava il caso di mettere in cattiva luce un personaggio del genere. Poi ho letto diversi articoli sulla questione, sia articoli che dicevano ma perché state parlando di questa cosa che non c'è nessuna notizia, sia articoli che invece dicevano aspetta, forse però un punto problematico è stato individuato in questo articolo, almeno noi riusciamo ad individuarlo. E ho parlato con diverse donne, non solo donne italiane, quindi mi sono confrontata anche con persone che hanno una cultura diversa dalla mia, che arrivano da un paese diverso dal mio. Ho fatto una bella conversazione con Sophie, che conoscete, la mia amica australiana. Ho parlato anche con diversi uomini eterosessuali della questione e ho fatto un salto in avanti rispetto al mio ragionamento. Allora, noi abbiamo un problema a livello culturale, ovvero che agli uomini viene insegnato che insistere è sexy. Agli uomini viene detto che la preda la devi conquistare e che quindi se lei fa un po' la preziosa è solo perché è il gioco, no? E tu devi convincerla a fare sesso con te, no? Devi farla tua. Agli uomini viene insegnata questa cosa qui. Dall'altra parte, completamente collegato a questo problema, alle donne tra l'altro viene insegnato a fare un po' le preziose, per cui anche se vorresti solamente spalancare le gambe e fare del sesso, non lo fare, fatti vedere un po' restia perché altrimenti vieni considerata facile, ok? A parte questo, che ovviamente quindi porta gli uomini a percepire il no, non ne ho voglia, non come un reale no, non ne ho voglia, ma un dai convincimi. Ma il problema, dicevo, molto concatenato, a parte questo, è che a noi donne non viene insegnato che il nostro no ha un valore e che io posso tirarmi indietro da una situazione in qualunque momento. Io un istante prima della penetrazione posso dire no e quel no vale. Mentre invece tutte le volte, o moltissime volte, moltissime di noi si ritrovano a pensare cavolo, sono arrivata fino a qui, obiettivamente c'è già stato del sesso orale, adesso se gli dico no a del sesso, cioè che senso ha, ormai sono qua, facciamolo, no? Anche se non ho particolarmente voglia. Perché prendendo il caso di Aziz Ansari e di questa ragazza, noi donne, soprattutto noi donne, facciamo molta fatica a chiamare quella cosa violenza, che invece è come viene chiamata all'interno dell'articolo. È perché se quella è violenza, noi dovremmo ammettere con noi stesse di avere subito quel tipo di violenza più e più volte nel corso della nostra vita e di aver minimizzato ogni volta il nostro disagio, fin quasi a sentirci in colpa. È questo che ci rende molto restie a dire quella è violenza. Ovviamente la controparte maschile fa fatica a dire quella violenza perché altrimenti dovrebbe ammettere di aver agito quella violenza più e più volte. Però il problema non è di Aziz Ansari. Quello che non mi è piaciuto è il fatto che si sia messo alla gogna a lui come personaggio, quando il problema non è lui, il problema è culturale. Certo, ha maggior ragione su Aziz Ansari perché Aziz Ansari si fa portavoce del femminismo e guarda invece quanto ancora c'è da imparare. D'accordo. Però messa così a me è sembrata solo una scelta di cattivo gusto, cioè il fatto di mettere lui con l'occhio di bue e ora parliamo di quanto fai cagare tu, secondo me ha distratto dal problema vero, dove Aziz Ansari è semplicemente uno dei tanti soggetti che sono dentro a tutta questa bolla. Io non contesto la sensazione della ragazza, non contesto le sue emozioni. Se lei dice di essersi sentita violata, lei si è sentita violata, ok? Vi ricordo, non si giudicano le emozioni degli altri, non sono vere oppure false, sono semplicemente, sono vere per definizione perché ognuno ha la propria. Quindi io non contesto la sensazione della ragazza, io contesto la modalità gossip che è stata utilizzata, perché facendo così non si parla del problema vero, ma si fa il processo ad Aziz Ansari. Questo ovviamente farà gioco a chi pensa che il femminismo sia la tomba della riproduzione, perché adesso qualunque cosa tu faccia è una molestia e adesso c'è una caccia alle streghe nei confronti degli uomini e un sacco di altre cose che si sentono in questo periodo, perché ovviamente ci sono molti uomini spaventati dalla cosa. Un pochino dico anche, siccome sento diversi uomini che dicono cavolo, ho paura a toccare una ragazza perché poi magari dice che la sto molestando. Dai, vabbè,
ogni tanto tocca a tutti, nel senso, noi abbiamo passato fino ad adesso a sentirci molestate e dover stare in silenzio, non riesco a dispiacermi completamente se adesso un ragazzo si fa qualche remora in più. Credo anche che sia sano invece fare questa cosa. Da qui a dire che c'è una caccia alle streghe, questa mi sembra un'esagerazione, ma fare un articolo del genere non farà altro che portare acqua al mulino di chi dice che invece la caccia alle streghe c'è e che adesso gli uomini non possono più uscire di casa e dire ciao a una ragazza perché quella diventa molestia. Questo articolo, per come è stato scritto, non fa altro che screditare invece movimenti seri come ad esempio il movimento Me Too, fino a farlo diventare un ecco le femminazzi. E a chi fa gioco? Cioè, è stato utile parlarne in questo modo? Se ne poteva parlare anche senza fare nomi, visto che Aziz Ansari, per quanto responsabile delle sue azioni, è una pedina all'interno del sistema e molto probabilmente lui non si rende conto, come tantissimi altri, di ciò che fa. Cioè, quello che voglio cercare di dire è che questi comportamenti vengono agiti dalla stragrande maggioranza degli uomini, ma non in cattiva fede, cioè non avendo la consapevolezza di stare agendo una violenza, in totale buona fede, proprio perché la società ci ha insegnato questo, che ci dobbiamo comportare così, e quindi quella non è una violenza, quella è normale amministrazione. Certo, se l'articolo fosse stato generico, non ci fosse stato il nome di Aziz Ansari, non avrebbe fatto il giro del mondo, forse non ne staremmo parlando, sono perfettamente consapevole della cosa, però bisogna farsi la domanda, è giusto mettere alla gogna un uomo che si è comportato come miliardi di altri uomini, ma che a differenza di molti altri uomini invece prova a migliorarsi e lo fa pubblicamente? Ecco, questo è quello che penso. Secondo me dobbiamo provare a chiamare quella cosa violenza, perché questo ci fa uscire da questa bolla dove tutto è concesso, e fa bene sia agli uomini che alle donne, perché gli uomini provano ad essere un po' più consapevoli delle loro azioni, magari potremmo aiutarli a sviluppare una sensibilità emotiva, un'intelligenza emotiva che evidentemente non stiamo insegnando ai nostri uomini, se questi sono i risultati, e perché uno poi è il risultato di ciò che gli viene insegnato, non solo, ma anche. E per quanto riguarda le donne, se cominciamo a dirci che quella è una violenza, forse prendiamo molto più coraggio quando ci ritroviamo in quella condizione, perché un conto è dire vabbè sono io che sono esagerata, ok dai facciamolo, e un altro è dire oh mi stanno facendo una violenza, ok dai facciamolo, no. E più donne chiameranno quella cosa una violenza, è ovvio che non si sta parlando di uno stupro, è chiaro che Aziz Ansari non ha stuprato questa ragazza, però non possiamo fare il gioco del benaltrismo, siccome non l'ha stuprata allora quella cosa va bene. Ci sono livelli diversi di violenza, chiaramente, ma anche questa possiamo chiamarla violenza. Più noi la chiamiamo violenza, meno uomini faranno questa cosa a cuor leggero. Quello che ci tengo che passi in questo video è che io non penso che gli uomini siano delle merde e che questa cosa la facciano in cattiva fede, sapendo di stare esercitando un potere enorme e fregandosene. Io credo veramente che non si perda neanche un secondo ad insegnare agli uomini come comportarsi in certe situazioni. Ed è chiaro che se tu non insegni l'emotività e la capacità di leggere le emozioni degli altri, comunque di focalizzarti su cosa può stare provando l'altro, e se non riesci a capirlo puoi sempre fare la domanda, perché domandare è lecito, se non ci mettiamo neanche un secondo, se non sprechiamo neanche un po' del nostro tempo a insegnare questa cosa, come possiamo pretendere che gli uomini cambino? E se non insegniamo alle donne che sono intitolate a dire no e che il loro no vale, non c'è bisogno di inventare delle scuse. Mi ricordo quando Frida aveva fatto uscire un articolo con tutte le scuse per dire no, e quella era una cosa imbarazzante, io non devo trovare una scusa per dire no, il mio no dovrebbe valere e basta. Fare un articolo su una tizia anonima e Aziz Ansari non aiuta la causa. Cioè ci saranno quattro stronze che, una o altre tre, no un po' di più, che prendono la cosa e provano a farne un discorso generico e provano a dire ok ma dov'è il problema, qual è il macro problema qui dentro? La stragrande maggioranza degli altri semplicemente si limiterà a dire che o questa è un'invasata o che Aziz Ansari è l'ennesimo porco, e non andremo da nessuna parte. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia stato utile. Vi ripeto, qui sotto vi metto l'articolo di Babe e anche altri articoli che ho letto che potrebbero esservi utili. Non ne ho letto nessuno in italiano purtroppo, quindi dovete essere un pochino ferrati con l'inglese, però ve li lascio qui sotto. Davvero spero di avervi aiutato a fare un po' di chiarezza. Fatemi sapere cosa
ne pensate voi di questa situazione. Vi prego nei commenti di attenervi all'argomento del video. Sembra una sciocchezza, ma io ogni tanto mi ritrovo a leggere dei commenti che non hanno nulla a che fare con ciò di cui ho appena parlato. Sì, vabbè, questa cosa ok, ma invece vogliamo parlare di... E si sposta l'argomento su cose che non hanno senso. Cioè, la settimana scorsa ho fatto un parità in pillole su Black Lives Matter e qualcuno mi è venuto a parlare dei padri divorziati. Ora, cioè, perché? Facciamo tutti uno sforzo e proviamo a rimanere sul tema di cui si sta parlando, perché altrimenti è sempre ma c'è quell'altra cosa, ma c'è quell'altra cosa, e mai una volta che si rimanga sull'oggetto della discussione. E se noi non rimaniamo sull'oggetto, non facciamo passi avanti. Quindi vi prego, educate voi stessi a capire qual è il punto della discussione e rimanere lì. Se voi volete parlare di altro, non lo fate qui sotto. Mandate sul vostro di profilo, aprite un'altra discussione e la gente lì sotto commenterà. Questo così, proprio due regole base su come si sta su internet, perché anche sta cosa che siccome hai un accesso a internet allora puoi fare quello che ti pare, a me ha stancato, quindi comincerò anche a dare due o tre regole su come si gestiscono gli spazi. Visto che questo è il mio spazio, mi prendo anche del tempo per dire come vorrei che venisse gestito. Detto questo, grazie mille per continuare a seguirmi, grazie mille per aver visto questo video che è un pochino più lungo del normale, però c'erano delle cose da dire, ci sono sempre delle cose da dire, quindi si allungano poi i tempi. Se pensate che io abbia detto delle cose sensate, fatelo vedere a più persone possibili, mettetelo su Facebook, mettetelo dove vi pare, fate delle Instagram stories, seguitemi sui social, perché molto spesso vi chiedo consigli su argomenti di cui potrei parlare in parità in pillole, quindi se volete appunto influenzare questa rubrica potete farlo attraverso i social. Grazie per essere arrivati fino a qui, giuro ho finito, e grazie come sempre per aiutarmi a creare cultura insieme. Ciao!